L'edificio oltre gli alberi era stato, in un tempo lontano, una chiesa e su quello stesso terreno si trovava il vecchio cimitero. Ora la chiesa era stata trasformata in una grande abitazione, una specie di villa. Sebbene stesse violando una proprietà privata, Steve Norris entrò. I territori proibiti lo avevano sempre affascinato e forse, chissà, avrebbe messo al segno qualche furtarello. Una luce al cancello avvisava dell'inserimento o meno dell'allarme. Steve sapeva che la luce rossa avrebbe dovuto lampeggiare se l'allarme fosse stato inserito. Invece, non lampeggiava. Che strano, aveva pensato, dovrebbe essere sempre inserito. Avvicinandosi alla facciata principale, notò un'altra cosa strana. Una delle due ante della porta in quercia era socchiusa. La tentazione era troppo forte e lui non aveva intenzione di resistervi. Spinse la pesante maniglia in ottone e la porta si aprì, emettendo un cigolio simile a un gemito sconsolato. Non appena oltrepassò la soglia, ebbe conferma che davvero c'era qualcosa che non andava. C'era un silenzio che pareva ingoiare anche il più piccolo rumore. Nessuna casa con le porte aperte nel cuore della città poteva essere così tranquilla ed emanare un tale odore ferroso e dolciastro. Cominciò a tremare e la gola gli si seccò all'improvviso. Incapace di fermarsi, andò avanti fino a quando si trovò sotto l'arcata. Guardò oltre e il sangue gli si gelò nelle vene. Al centro di una seconda sala si allungava il tappeto più grande che avesse mai visto. Ma non fu quello a sconvolgerlo. Di colore chiaro, il tappeto era macchiato, grandi chiazze scure, sangue dappertutto e dei corpi a terra.